Biden, Hunter Biden, è il potente figlio del potente Joe Biden. Tutti sanno chi è Joe Biden. Joe Biden è il potente presidente degli Stati Uniti d'America. Aveva due figli. Gliene è rimasto uno solo che si chiama Hunter Biden. Hunter Biden è il potente figlio del potente Joe Biden. Ora, i nodi stanno arrivando al pettine. Siamo alla resa dei ponti, siamo alla resa dei ponti. Proprio quando potrebbe iniziare la competizione per il nuovo quadriennio alla White House, c'è questa tegola che cade sulla testa di Joe Biden a causa di suo figlio Hunter Biden. Ma quante volte io, Serafino Massoni, quante volte avevo già parlato di Hunter Biden, il potente figlio di Joe Biden, quante volte. E l'avevo detto, Hunter Biden, l'America, l'aveva trovata in Ucraina, l'America, l'aveva trovata in Ucraina. In Ucraina gestiva tanti affari, mica tanto puliti. E io, cari amici, io Serafino Massoni, le rose, le avevo spiegate per bene già tanto tempo fa, cari amici. Ma da quanto tempo che vi parlo dell'Ucraina? Vi parlo di Papa Francesco, vi parlo dello Stato di Israele e vi parlo anche di Hunter Biden, potente figlio di Joe Biden, che ora viene incriminato. Sì, la notizia, io ve la metto nel riassunto di questo video, perché ormai la notizia l'hanno diramata tutti i quotidiani, tutte le televisioni, e io la notizia bella, diramata dal Fatto Quotidiano, ve la metto con il link nel riassunto di questo video, così voi potete leggere la tegola che è caduta sulla testa del povero Joe Biden. Il povero Joe Biden che pensava di fare una campagna elettorale liscia come l'olio e di sconfiggere Donald Trump, che ha tanti problemi, invece no. Adesso Joe Biden si trova imbelagato in questa questione che riguarda suo figlio Hunter Biden, ma si trova imbelagato anche in questioni che riguardano lui stesso. Si dice che nella Russia di Vladimir Putin succedono cose brutte. Aveva tanta ragione Oscar Wilde, quando diceva che la cosa più difficile da vedere è la punta
dal proprio naso. Noi occidentali non vediamo ciò che avviene sulla punta del nostro naso. In America non vediamo dove i presidenti americani vengono ammazzati. Se sia Abramo Lincoln fu ammazzato, Kennedy fu ammazzato, e dove avvengono ovunque sparatorie, ovunque sparatorie con ammazzamenti, dove ci fu l'assalto a Capitol Hill, al cuore, l'assalto al cuore degli Stati Uniti d'America, dove vengono vicende come quelle che riguardano Hunter Biden, il potente figlio di Joe Biden. Ma si dice che tutti i nodi vengono al pettine. Si dice che prima o poi c'è la resa dei ponti, cari amici, c'è la resa dei ponti. E adesso anche per Joe Biden è arrivata la resa dei ponti, cari amici, è arrivata la resa dei ponti. A Serafino Massoni è da tantissimo tempo che vi andava parlando di Hunter Biden, il potentissimo figlio di Joe Biden. Va bene, cari amici, io qua mi fermo. Per saperne di più voi non dovete far altro che andare sul canale YouTube di Serafino Massoni, perché il canale YouTube di Serafino Massoni ha circa 12.000 video, circa 10 milioni di visualizzazioni e circa 15.000 iscritti. E ciò perché Serafino Massoni abbia 84 anni, no, 83 anni compiuti, e vada verso gli 84 anni. Per cui a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni. Vuoi venire? Vieni che tu.